Buongiorno, Miss Macbeth. Buongiorno. Salute, dama. Salute. Cos'è? Eserciti al bersaglio? Sai, le scimmie mi sciupano tutti i fiori. Fermatevi a bere qualche cosa, almeno un po' di tè, no? Lei mi tenta, signor Ransom, ma io sono già in ritardo per l'ospedale. Vale a dire, c'è un malato che ha deciso assolutamente di morire se Macbeth non sta lì a fargli la guardia per almeno 24 ore al giorno. Va bene, ma d'ora in poi non accetterò scuse di sorta. E siamo intesi. Va persuadere il maggiore a riposarsi un po'. È davvero una gran brava donna. Non ce n'è un'altra come lei. Ecco uno dei misteri dell'India che non riuscirò mai a capire. Cioè? Quello strano quartetto laggiù. Si direbbe che non sentano e non vedano. Ma so perfettamente che domattina i miei più gelosi segreti saranno sulla bocca di tutti a Reggiepur. Ma certo, tu non hai niente da nascondere. Whisky e soda? Sì, grazie. No, forse meglio di no. Ho da fare un'operazione. Oh, solo un goccio. Rende la mano sicura, vedi? Poi c'è un consiglio del Maharaja al palazzo. Con questo caldo, maggiore, la tua energia è impressionante. No, ma perché? Non fa mica caldo, soltanto 45 gradi all'ombra. Ma quando lo finirai, sto quadro? Ah, che fretta c'è. Non l'hai più toccato dall'ultima volta che venni qui? Ma piantala, mi fai sudare. Ci vorrebbe un po' di pioggia. Proprio stamane, mentre passavo, pregavano al tempio. Per poco non pregavo anch'io. Anche tu? Non sapevo credessi in qualche cosa, Tom. Ah, è qui che ti sbagli. Io credo in un mucchio di cose. Per esempio... Per esempio? Beh, per esempio nella regina Vittoria. In quella statua? Ma per te è solo una statua. Ma per me è una vecchia amica. Un perenne ricordo di quando il mondo non andava ancora a rotoli. Quando Londra era pazza per il ballo e non per il timore delle bombe. Quando ogni americano era un milionario, o presso poco, e tutta Vienna cantava. Guardala là, nel suo mantello di bronzo, indifferente alle guerre, ai dittatori, ai trattati, serena come sempre. Dio la guarda. Il mondo non è come lo dipingi, Tom. No? Fa di tutto per suicidarsi coi mezzi più sbrigativi. Non sono d'accordo. Fino a Renci pur facciamo di tutto per migliorarlo un po'. Il mondo intero? Il nostro mondo. L'India in generale e Renci pur in particolare. Questo vecchio paese mi piace così com'è. Tu lo vedi da artista. Io lo vedo da indiano. Il mio popolo invoca aiuto dopo tanti secoli di epidemie, di povertà, di superstizioni. È la ragazza americana con la mamma missionaria. Non pianteranno le loro tende qui, spero. Mamma, no, no. Non sta bene. Non parla sciocca. Se avesse voluto conoscerci, sarebbe venuto lui. Tieni le redini. Il conferenzo è in casa? Ora vedo, Mensei. Grazie. Signor Ransom, ci perdoni il disturbo. Desidererei tanto di averla oggi con noi al nostro tè in giardino, in onore di Lily Hoggett e il fiore della colonia inglese. Il maggiore ed io avevamo combinato una partita di tennis oggi. Oh, sono sicura che il maggiore Safty sarà lieto di rinunciare al tennis per una volta. Preferirei che fosse il signor Ransom a decidere. E allora siamo intesi. Vi attendo alle 5 per il tè e ci conto senz'altro. Ma chi l'ha detto che ho accettato? Tu no, ma lei sì. Che piacere vederti, Lily. Grazie, cara. Oh, e conosci il maggiore Graddock e la signora Palmer, naturalmente. Piacere. La signora Hoggett di Eggory. Piacere. Lily, Tom Ransom verrà più tardi. Oh, Tom Ransom, oh mia cara, che partito per te. Voglio dire, sai, un vero Rajà. Decisamente una delle migliori famiglie d'Inghilterra. Come americana tutto questo non mi significa niente. Ma naturalmente. Oh, come sta? Bene, lei? Che bella sorpresa! Sono molto felice di vederla. E lei come sta? Bene, grazie.
Dovresti mettere a posto quell'odiosa vecchia Smiley. Sì, cara. Guardala, lo fa proprio per darmi noia. Cosa, cara? Sta lì vestita come una serva davanti a tutti i miei ospiti. Dovresti fare qualcosa. Cosa posso farci, cara? Sei il capo della missione, sì o no? Sì, ma non della sua veranda. Oh. Ah, ecco il conte Ransom. Ciao, Tom. Salve, zia Pepe. Fresca come una rosa con questo caldo infernale. No, non fa più caldo che a New York d'estate. Come sei azzimato, dove vai? Lì davanti. Vieni anche tu? Neanche per sogno. Abbiamo fatto un patto fra noi. Lei non picca il naso nella nostra scuola e io mi risparmio le sue feste. Chiamalo pure armistizio. Come va, Omero? Bene, Tom. Ciao, cara. Salve. Credi d'essere ancora un ragazzo, sempre in giro, con la canicola? Mio marito è un pazzo. Via, mamma, lo sai quello che dice la Bibbia di quelli che trattano gli altri da matti? Ho perduto tempo con un mio alunno che infastidiva un compagno. Prende una tazza di tè con noi? Oh, non può, lui va alla festa. Oh, oh. Ora vattene, Tom. Ora Simon salterà la staccionata per venire a rapirti. Vado. So glad you could come. It's my last tea this season. We'll be leaving for Simla before the rains. You'll be going too, of course? Oh, naturally. No one stays in Ranchapur during the monsoon. No, only about 5 million people. Well, you know what I mean, Papa people. The kind of people one knows. It's so seldom out here one meets anyone from one of the real county families. Of course, you've heard the Eskets have just arrived. The Eskets? Lord Esket. The Lord Esket. Fern, eccomi. Tu sbrigati, Fern. C'è il conte Ransom. Mettiti un po' di cipria. Ma non regge col caldo. Se credi che quello mi sposerà, ti sbagli. Ma come puoi insinuare che io... Va bene, non litighiamo. Piantala, sono pronta. Oh, piantala. Non so proprio dove impari certe orribili cose. Signor Renzo, questa è la piccola, la nostra figliuola, Fern. Lieto davvero. Ho tanto desiderato che vi conoscesse. Posso offrirle una bibita? Oh, molto gentile. E allora chiamo il cameriere. Sa cosa intende la mamma per bibita? Non ne ho idea. Limonata. Vorrebbe qualcosa di più robusto? Così la mia reputazione mi ha preceduto. Il babbo ha in serbo un po' di cognac contro i morsi dei serpenti. I serpenti si danno molto da fare oggi. Lasci fare a me. Ma forse la mamma non approverà questo. La mamma? Ma nemmeno per sogno. No, grazie, basta così. Un po' d'acqua, prego. Grazie. No, spero di non sottrarla ai suoi ospiti. Oh, non sono miei ospiti. Mia madre è fatta per la società. E ora è furibonda perché lei è qui. Davvero? Dovrei esserne lusingato. Se ne dicono di cotte e di crude sul suo conto. Ne dica qualcuna. Che lei è ubriacone, fannullone e pericoloso. Ma tutti le fanno la corte perché suo padre è titolato. Oh, forse ho chiacchierato già troppo. No, così mi piace. Vado avanti. Oh, non mi interessa quel che dicono di lei. So quello che lei è veramente. La guardo sempre dalla mia finestra ogni volta che va dagli Smiley. E a volte penso che lei è l'unica persona di Ranchapur che non detesto. Vede, signor Ransom, è tanto che volevo conoscerla. Ma non così, non con una madre che mi spinge verso di lei. Lei è una brava piccola. Oh, non sono una bambina, ho 18 anni, sono una donna. Io ho bisogno del suo aiuto.
sono nei guai. Guai? Sì, io... Oh, com'è difficile dirlo. Su, coraggio. Io capisco. È per questo che mi rivolgo a lei. Vede, io... Avanti, mi dica. C'è forse un uomo di mezzo? No. Ah. Non c'è che lei. Oh, signor Renzo, io devo andarmene di qui. Non ne posso proprio più. Che cosa c'è? Qui tutti mi amareggiano la vita. Vogliono che io conduca una vita falsa che credono meravigliosa. Mentre noi non siamo che dei poveri missionari. Pace. You will help me, won't you? Oh, what could I do? Well, you know all about the world and women and things like that. Oh, well, if it's advice you want. Oh, no, I need more than advice. I haven't any money. Well, I couldn't do that. Well, I only need a little. Just enough to get me to where I want to go. I'll pay you back, honestly, every cent. Oh, it isn't the money, my child. It's... I told you I'm not a child. Look here, I can't be directly responsible for what might happen to you. Don't you realize the awkward position you might put me in? I didn't think you cared about respectability. Well, I don't. Well, neither do I. I just want everything there is to be had out of life. Well, that's all very well, but it's not that easy. I'm not looking for things to be easy. Solamente non posso restare qui. Voglio andarmene. Dove vorrebbe andare? In arte. Sul palcoscenico? Beh, perché no? Non sono mica male. And I have very nice legs. Oh, yes. Very nice. Oh. Miss Simon and I, we were just talking about the theater. Oh, yes, of course. I'm sorry to disturb you, but there's a messenger here from the palace. Oh, yes? From Her Highness, Ransom Saab. I'm afraid I'll have to leave your delightful party if I'm going to be on time. Oh, my dear boy, that's quite all right. I understand perfectly. When the palace calls, we must drop everything and obey. Oh, well, you're very kind. Charming, isn't he? I think it was a mistake inviting him. Everyone knows his reputation with... women. And rum. Don't be provincial. Do you ever get us invited to the palace? Do you? Buonasera, Altezza. Buonasera. Buonasera, Remson. Sono lieta di vederla. Rivedere lei è una delle poche gioie che mi sono rimaste nella vita. Lo ha detto come se lo pensasse. Lo penso davvero. Andiamo. Voglio presentarla ai nostri ospiti d'onore. Lady Esket. Ciao, Edwina. Oh, Tom. Avevo saputo che un certo Ransom viveva a Rencipur. Non avrei pensato che fosse lei. Mi piace che già si conoscano. Ah, sì. Siamo vecchi amici. Alberto? Cosa? Il conte Ransom, te ne ho già parlato. Mio marito. Oh, sì, sì, Ransom, certo. Piacere. Altezza, stavo proprio dicendo al signor Banager. Penneggi. Oh già, che quando arrivai in India fui stupito di trovare il vostro popolo così fornito di comodità moderne. Davvero? Di tutti i benefici della nostra civilizzazione. Oh, grazie. Noi ci gloriamo di essere un poco all'altezza dei tempi. Altezza, il pranzo è servito. Vogliamo andare? Ora che hai ritrovato uno della tua specie, chissà quanto ne sarai soddisfatta. Perché insisti sempre nel criticare persone come Tom Ransom? Forse perché è nato gentiluomo? Se non gentiluomo, perché vive qui in India? È pieno di quattrini. Non ho mai immaginato che Tom si sia preoccupato di denaro in tutta la sua vita. Un altro di quei rivoluzionari, eh?
piace la Maharani? È una volpe quella. Io la chiamo l'ultima regina. Mentre oggi le regine fanno di tutto per sembrare massaie, lei resta una regina qual è. Ma non si mi meni. Addio i miei giuramenti per conservare la linea. Generale, sono molti anni che le ripeto che il poker non è un gioco fatto per lei. Altezza, permette che io mostri alle viesche di palazzo. Ma certo. Vuole una guida? No, grazie, conosco la strada. In bocca al lupo. Altezza. Voglio scusare il ritardo. Ha avuto il mio rapporto? Era colera? No, la solita vecchia colite. Bene, entra in gioco tu. Ho bisogno di un buon avversario. Abbia pietà, Altezza. Your Highness, I'm willing to pay 5,000 pounds, 10,000 pounds for that chestnut stallion and two mares. It is a generous offer, but Azoka is not for sale. Oh, come now. Anything's for sale if the offer's high enough. I'm afraid you don't understand. Your Highness drives a hard bargain. I mean to have that stallion. Name your price and I'll meet it, whatever it is. It is not a question of price, Valeska. You have seen other horses in my stables, almost as perfect as Azoka. Now, please let me make you a gift of a stallion and two mares. Gift? Well, if your Highness really means it, you're very kind. You understand, of course, I cannot ship them during the heat. Of course. Thank you. È un Rembrandt. E quella è una sacra ruota buddista. E quello credo fu comperato su un carretto a Napoli. E questo fu ucciso dalla Maharani con un colpo in fronte. Che donna straordinaria. Non mi dice granché. No. Prendiamo un po' d'aria. Beh, sembra che finalmente voglia piovere. Tu non m'hai detto che cosa fai qui? Ah, venni qui 7 anni fa per fare il ritratto al Maharaja. Non mi sono più mosso. Non è una vita molto divertente? No. E la tua? A volte. Chi ti ha portato fino qui a Ranchipur? I cavalli del Maharaja. Alberto ama molto i cavalli. È l'unica cosa che ami oltre i denari. E anche tu adori il denaro? Con tutta l'anima. Prima amavi l'emozione. Non si vive di sole emozioni. L'ho imparato a spese mie. Io ancora no. Io sì. Mi stancai a lavarmi le calze, non far colazione e andare dal parrucchiere una volta al mese. Ma forse sono un egoista, ma ci fu un tempo, credimi e non arrossisco, che pensai seriamente a sposarti. Caro Tom, commovente. Mai immaginato. Ne abbiamo fatta strada da allora, e ciascuno la sua. Che vuoi dire? Lo sapresti se tu avessi vissuto qui. Credi, a Ranchipur le cose più importanti sono le più elementari, come il raccolto, la carestia e il tempo. In Europa, quando uno dice che sta per piovere, è molto probabile che voglia solo attaccare il discorso. Ma dove morire è semplice come nascere, le piogge sono la morte o la vita. Se starai qui durante le grandi piogge, vedrai all'improvviso tutti i campi, i giardini, la giungla, trasformarsi da deserto arido e bruciato in masse di erbe
che sembrano vive, sommergono muri, alberi e case. Beh, spero che mi perdonerai. Tom, come sei cambiato? Una volta non eri tanto noioso. Tu non sei cambiato. Davvero? No. Sei più bella che mai. Credi? Quanto mi piace vederti qui. Mi dai una sigaretta? Hai dimenticato? Oh, non giusto. Avevo ragione io. Eccola. Altezza, hai idea dove si trovino? Ma non saprei, il palazzo è grande e ci sono tante stanze. Scusate. Suo marito ha chiesto di lei, Lady Esche. Vorrebbe andarsene. La ringrazio, altezza. Whisky? No, grazie. Chi è il bell'Apollo di Rame? Il maggiore Safty. Mica male. Non è affatto male. Sprechi il tuo tempo. È un medico, uno scienziato. Il suo interesse nell'amore è soltanto biologico. È ancora più interessante. Oh, eccoti qua. Ti avevo cercato dappertutto. Andiamo a casa? Quando tu vuoi. Io sono pronto. Confesso che non sto bene. E questo maledetto clima. Mi spiace, Alberto. Il conte Renson mi ha detto che c'è un medico a Rencipur. Che non è male. Se non starei meglio, domani lo mando a chiamare. Molto gentile. Come va? Bene. Ma cosa fa lei qui? Sono scappata di casa e non ci torno più. Ma non sta bene. Perché no? Il perché gliel'ho detto. Non mi prendo la responsabilità. Lo so, ma da che abbiamo parlato oggi ho pensato che può aiutarmi diversamente. Sì? Sentiamo.
Ebbene? Voglio restare qui stanotte. Si rende conto di quello che dice? Ma certamente, non capisce. Così tutti penseranno che... comunque nascerebbe un tale scandalo che dovrei lasciare Rencipur. Mi manderanno via. Ciò è molto bello, ma si può sapere per quale ragione è venuta a cercare proprio me? Perché lei può infischiarsene. La sua reputazione è già così... sgualcita. Senta. Non rida ora di me. Ah, mi ascolti ora, bambina. Com'è ridotta, bagnata a paradici. Che importa, e non sono una bambina. Beh, comunque lei se ne va a casa. Io non vado a casa, non torno più a casa. Vuole che la metta fuori con la forza? Ci provi. Farò una scenata. E lei è il tipo che odia le scenate. Beh, intanto le darò un vestito asciutto. Venga con me. Ha paura? No, non ho paura. Ho solo freddo. Ora si metta questo. Troverà gli asciugamani nel bagno e si asciughi molto bene. Ah, io l'aspetto di là. Very becoming. I don't believe my old school tie ever appeared to better advantage. I'm so sorry. It looks so old and frayed, and I couldn't find a belt. It's quite all right. It would be easier if I could call you Tom. There's nothing I'd like better, Fern. Don't you feel anything at all about me? I'd be a fool if I didn't. You're lovely, Fern. Not nearly so much of a child as I thought. There's somebody there, behind the blind. Jump! Jump! Sei venuto a spiare, eh? Se dici una parola ti do in pasto ai coccodrilli. Sì, sarebbe. E già che sei sveglio porterai Miss Simon a casa. Prendi la macchina. Sì, sarebbe. Chi era? È andato via? Sì, è andato via. E ora vai via tu. E va bene, me ne vado. Zitta e buona. Posso tornare a vederti ancora? Ma certo. Sai, è molto importante. Perché sento d'amarti. Altrimenti non tornerei a casa. Il dottore è già qui? È da Lord Esket. Voglio vederlo quando esce. Sì, milady. E lascia stare. Porta un'altra tazza. Sì, milady.
Buongiorno. Buongiorno. Sono Lady Escott. Piacere. Mi scuserà, vero, se ho chiesto proprio di lei? L'ho disturbata, forse? Oh no, Lady Escott, al contrario, è invece mio dovere. Suo marito non ha niente di speciale, solo un po' di indigestione. La pressione è un po' alta. Niente brutti microbi asiatici? No, piuttosto leggerezze europee. Gli ho ordinato certe pillole, ma ha bisogno di quiete. Prende una tazza di tè? Ma vorrei portare questo all'ospedale. Ci penserà Bates? Si accomodi, maggiore. Molto gentile. Le dirò, è raro che io possa parlare con qualcuno. E sarà ancora più noioso ora che Alberto si è ammalato. Ma questo tè è freddo, ne chiedo dell'altro. No, non si disturbi, va bene così, grazie. E zucchero? No, grazie. Mi dica, che cura darebbe lei ad un malato di noia galoppante? Immagino che la Maharani provvederà convenientemente a distrarla. Come? Beh, con il solito cerimoniale, io credo. Prima visita le cascate, poi la ferrovia a scartamento ridotto, l'ospedale, lo zoo e, se occorre, il manicomio. Molto divertente. Sì, vero? Il Maharaja mi ha detto di scegliermi un cavallo. Non so se intende che debba scegliermi anche la scorta. Ranchi pure famosa per i suoi cavalli. So già che troverà una scorta degna di lei. Lei va a cavallo? Quando ne ho il tempo, cioè di rado. Non si prende mai una vacanza? Sarei lieto di fare un'eccezione. Lei è molto gentile. Prima però devo andare all'ospedale. Poi di sera è più fresco. Non vorrei distoglierla dal suo lavoro. Cos'è questa? La casa dei pazzi? Ah, no, no. È la scuola di musica della Maharani. Maggiore Sakti, Ben Saib, stare bene, auguro. Vuole dare un'occhiata alla scuola? E con piacere. Lady Escott desidera visitare la scuola. Oh sì, venire. Il maestro Das, il direttore della scuola. Grazie, grazie. Ama la musica? Oh, vado sempre all'opera, per pura consuetudine. Francamente preferisco questa. Maestro, Yamnar Singh canta anche oggi? Oh, sì, sì, venire, prego. Yamnar Singh, il cantante sacro. Cosa canta ora? Oh, canta d'amore, oh sì. Lei lo capisce? Sì. Sono parole tradizionali, ma la musica si improvvisa, varia sempre. Come sono le parole? Ma sono nell'antica lingua, linguaggio di corte. Temo di non comprenderlo bene come dovrei. Provi. È un linguaggio molto fiorito. Mia cetra dovrebbe essere d'oro e pura
questa mia voce perché io potessi cantare la tua bellezza. Il mio destino, se vuoi, distruggi. Se vuoi, morte tu dammi. Ma nel tuo cuore l'amor mio vive d'una vita che mai si estinguerà. Ma nel tuo cuore l'amor mio vive d'una vita che mai si estinguerà. Un assieme di amabile assurdità, vero? Hello, Miss McDade. Oh, hello. Where's Rama? He's busy. Didn't turn up yesterday. What sort of a woman is Lady Escott? Lady Escott? Why? The Major brought her here yesterday to show at the hospital. He's out with her again today. You met her? What did you think of her? I know her type. Many like her in Europe these days. Too many for its own good. Well, I would say she's the one woman in Ranchipur that Rama shouldn't know. Is Lady Escott dining out tonight? Yes, my lord. Her ladyship is dining at the Banerjee's. Mr. Ransom is calling for her. Oh. Why should I care who's calling for her? Go on, answer it. Yes, my lord. What's this? Major Safdie's orders. I hope that blasted native knows what he's doing. Major Safdie is the head of the state medical department. Filth. Her ladyship will be ready directly. May I offer you a drink, sir? Yes. Brandy and soda and make it strong. Yes, sir. How's the patient this evening? Much better, sir. Thank you. Hello, Tom. Oh, hello. Good of you to come for me. Are we late? No. There's plenty of time. Now, Mr. Banerjee's dinners always begin at the fashionable 8:30. Yeah, you've been having adventures. I'm a victim of circumstances. If you didn't drink so much, you wouldn't always be getting into trouble. Well, at least my weakness is wine. What do you mean by that? You know what I mean. Listen to who's moralizing. I suppose that comes from philandering around missions. I never philander on missions. And I don't philander on hospitals either. Don't be catty, Tom. I do believe you're jealous. You know perfectly well I'm not jealous. If there ever was anything between us, we both know it's finished now, dead and gone. Then why do you come here and act drunk and dictatorial? Because I see something happening I don't like. Stop talking like a copybook. It's not becoming. When are you leaving? We plan to go tomorrow, but with Albert ill... You're too ill to travel? No. Then why don't you go? You are a beast, aren't you? Tom, we've double-crossed almost everyone in the world. Let's not start on each other. I don't want to interfere, really. But Rama's my friend, and I don't like it. If you only knew how wrong you are.
He's the one man I've ever met I haven't been able to make an impression on. Are you sober enough to take me to the pot? Almost. Bates! Bates! Sono andati? Sì, Millard, proprio ora. Bene, dammi la mia cartella. Sì, Millard. Andiamo, muoviti e dammi anche la penna. Perché stai lì come un cretino? Millard non mi ha ancora congedato. Congedato? Avrei dovuto farlo da un pezzo. Sono 15 anni che sopporto la tua faccia da idiota. E non star lì a guardarmi, se avrò bisogno di te chiamerò. Ora vattene! Sì, Millard. Vieni qui. Chiudi lì. Ti piacerebbe che morissi di malaria, eh? Oh, no, Millard. Vattene! Sì, Millard. Ti muovere che non ti fanno niente. Benvenuta a Lady Esk. Buonasera, caro Rem. Prego. Non ti ubriacare, altrimenti potrebbero sospettare che ti piace di bere. Buonasera. Molto gentile di essere venuto alle Lady Esket. Certo, ci dispiace molto per il caro Lord Esket che non è potuto venire. A zio Renzo. Come va? Credo che lei conosca tutti qui del palazzo. Ricorda Rashid Ali Khan, naturalmente. Oh, certo. E posso presentare Miss McDade e Lady Esket? Ci conosciamo. Eh sì, vi ricordo. Le auguro un lieto soggiorno. Grazie. Quanto pensa di trattenersi tra noi? Oh, spero a lungo. Mi piace molto la vostra Rangipur. Ecco il maggiore Safti. Scusatemi. Buonasera, maggiore. Buonasera. Conosce il maggiore Remington? Lady Esket. Molto lieto. Posso parlarle un momento? Certamente. Scusate. Povera Lady Esket. È così preoccupata per suo marito. Ci beva sopra e pensi alla salute. Sa che i suoi amici mi hanno detto di andarmene? Andarsene? Perché? Immagini. Perché rappresento un pericolo per lei. Che sciocchezza. Non è vero? Ma lei non ha paura di me, no, maggiore? Oh, no, no di certo. Le farebbe piacere se io partissi? No, invece mi dispiacerebbe. La sua compagnia mi è molto cara. Temevo proprio questa risposta. Che risposta? Una bugia. Ma se le ho detto... Non mi dia spiegazioni. Lei sa benissimo che cosa penso. E io so cosa pensa lei. Non mi manca che mettermi in ginocchio, ma lei non ha mosso ciglio. Così ho deciso di andarmene domani. Ma non se ne andrà per causa mia, spero. Partirò non per quello che potrebbe accadere a lei se restassi, ma per quello che potrebbe accadere a me. Calma, calma, non perdiamo la testa. Non vi spaventate, non vi spaventate, è finito. È una piccola scossa. Ah!
guida! Presto, cerchiamolo! Dov'è il suo Altezza? Era là dentro! Che diavolo vi succede? State lì come tante mummie! Sgombrate qui! Entrate in quella stanza! I fili sono spezzati. Vado al palazzo a prendere ordine. Maggiore. Andiamo, Miss McDade. Il nostro posto è all'ospedale. Tu devi salvarmi. Sono 15 anni che dico similo, nomino, similo. È troppo tardi. Ognuno per sé. Hai paura, eh? Aiuto! Buongiorno, Jim. Buongiorno. L'acqua sale sempre. Guarda la regina Vittoria. Cos'è questo lamento? Io barbaro, ma non parla più la nostra lingua, lo senti? È questa l'India. Ha pregato tanto per la pioggia fino a ieri, ora che è venuta prega perché finisca. Forse anche noi dovremmo pregare. Guarda, una barca. Oh, beh, sono contento che qualcun altro sia salvo. E là! Guarda, è la piccola Simon. La tua piccola innamorata? Il tuo amore che viene a salvarti dalle acque, è commovente. Andiamo, dammi una mano. Salvo, grazie a Dio. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Temevo che fosse annegato.
Midvina, questa è Miss Simon, Lady Esker. Felice di vederla. Se non era lei, morivamo di fame. O di noia. Dove hai preso questo transatlantico? Vicino al fiume per cercare mio padre. Mi dispiace. Vi ho cercato tanto per portarvi alla missione. Lei è sicuro? Comunque si può tentare. Andate voi due. Credete di farcela? Oh. E allora ci penserò io. Porto prima te. Oh, ma io... io sto bene. No, tu sei troppo stanca, mia cara. Devi riposare. Su, vieni. Non sono stanca. Zitta. Ubbidisci e sdraiati qui. Ecco, lascia fare a me. Brava. Non ti preoccupare di niente. Porti il salvo le diesche e torno a prendere te. Intanto tu stai calma, eh? Non ti ho disturbato venendo qui. Non chiederai scusa per averci salvato la vita, spero. Oh, non sono venuta solamente per questo. Volevo dirti che non sei in pericolo. Ah, bene, mi conforta. Ma parlo di me. Oh, non volevo darti delle noie, ma quando seppero che ero stata da te non vollero crederci. Non te ne preoccupare. Mamma ha finto di essere indignata, ma io non ci credo, perché se noi ci sposassimo sarebbe felice di conoscere tutta la nobiltà inglese. Già. Beh, comunque, ho deciso di dirti che non dovrai sposarmi. Se proprio non lo desideri. È una fortuna, non piove quasi più. Ehi, Benergy, abbi pazienza perché tornerò a prenderti. Ehi, Benergy, pazienza e verrà il tuo turno. Capi che sa, la insegne. Preferisci morire qui piuttosto che essere contaminato dalla mia presenza nella barca. Pronta? Lo credo bene. Passeremo per la città? Vale a dire per l'ospedale. Non ti interessa sapere quello che è successo ai tuoi amici? Non parla sciocca. Ma sì, sono stufa di parlare inglese fredda e impassibile. Ma non abbiamo tempo, devo tornare a prendere ferro. Sono nauseata da come tu illudi quella povera ragazza. Io non ho mai visto un caso d'amore più commovente. Il suo volto si illumina solo a guardarti. Ma è questo che ti piace. Per questo ti piantai. Vieni. Hai sempre voluto una donna che ti credesse un dio. Io invece non ti ho mai considerato al di sopra del mio livello. Oh, finalmente! Ma dov'è Fern? Dai, Benergy. Oh. Ora vado a riprenderla. La signora col pistolone è zia Pepe. È molto lieta. La signora Smile, Lady Esker. Piacere davvero. Venga, venga subito in casa. Grazie. Ecco. Hai visto Homero? No, non siamo potuti passare. Oh, avrei bisogno di mangiare qualcosa. No, grazie, devo riportare qui Fern. Non farlo sciocco, non è al sicuro dov'è? No, se l'acqua sale ancora. Ma non preoccuparti, torno subito. Adesso le darò un buon caffè. Grazie. Thank you.
vecchia mia. Verso la barca. Buoni e leali amici, Renci pur ha ricevuto un colpo mortale. La debolezza del nostro carattere nazionale e l'inclinazione ad attribuire agli dèi tutti i nostri mali e a mancare al nostro dovere. Non permetterò che questo si ripeta mai più. Dobbiamo fare appello a tutta la nostra forza, alla nostra decisione, al nostro coraggio, se vogliamo condurre il nostro popolo alla salvezza. Ognuno farà il proprio dovere. Ho scelto voi perché sono certa che posso contarci. Io proclamo lo stato di emergenza in tutto il Rencifor. Rashid, la polizia collaborerà con l'esercito. Sì, Altezza. Cosa c'è, maggiore? Succede proprio quello che temevo. Diversi casi di peste fra gli intoccabili. Certamente metà dell'acqua di Rencifor deve essere infetta. Fai di tutto
Di tutto per contenere la peste. Bruciate tutto il quartiere se occorre. Il resto di voi sa il suo dovere. Ransom, I want you to stay. Give me a cigarette. I said I could depend on this little group. I meant you, too. I don't know why, Your Highness. Because you are one of us. I need a personal aide to come, someone I can depend on to carry out my orders and use his own head whenever necessary. Do you think you can do it? If you think I can. Per favore, sieda. E non se ne stia lì impalata. Mi scusi. Non ci badi. È il mio caratteraccio. Venga a fare un bel solitario. Non sono buona. Che cosa? Oh, niente, creda. È perché sono felice. Ieri sera ritornò. Ritornò per me, non perché doveva tornare, ma perché lo volle, era così contenta. Io lo vedevo, cercò di sorridere, ma era troppo stanco. E allora si addormentò fra le mie braccia come un bambino. Sentì che era mio, che mi apparteneva. Desiderai che la notte fosse eterna. Ha preso la cotta, piccola? Credo proprio di sì. Che cos'è? Minano le case degli appestati. Lei sa chi è l'uomo che si è scelto? Certo. Non serve consigliarla? No. Lei non si illude che lui la sposi? Oh no, se lui non vorrà. Certo, se volesse. Ma farò come vuole lui. Tom sarà sempre un brutto egoista. Che cosa farebbe lei al posto mio? Ah, non mi ci troverei. Non mi permetto mai di innamorarmi troppo. Senta, lei è una cara ragazza. Io farò di tutto per aiutarla. Venisse l'otto di picche. Che succede? Arriva il circo equestre ora. Ah, tutto bene, tutto bene. Ma cos'è? Un'invasione? Tutti i clienti per il nostro albergo dei poveri, bambini che sono rimasti senza casa. Avanti, c'è posto per tutti, se Dio vuole. Venite ragazzi, seguitemi. Andiamo, andiamo bambini, da questa parte. Su, su. Entrate, entrate. Svelti, svelti. Avanti, avanti. Beh, e poi pensare ai miei rifornimenti. Un esercito ormai da sfamare. Signora Simon, li porti via, li faccia lavare. Su, via, 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 ragazzi, andiamo. Presto, presto, via. Andiamo, Ecco. Ho i piedi bagnati. Non lascia perdere, cara, sto per noi. No, ma fai vedere, oddio, quello che pensavo. Ora siedi lì che ti cambieremo, su. E va bene. Dimenticavo, ho un biglietto per Ferro. Ecco. Mm.
Lei viene con me, eh? Prendo la giacca. Mai visto un guaio simile, non c'è più un letto vuoto all'ospedale, mancano sia dottori che infermieri. La Maharani ha chiesto dei volontari. Arrivederci. Arrivederci, Fer. Mai stata su un elefante? Un'altra? Il nome? Sibabai. Pratica? Ho fatto il corso di infermiera. Vada da Bismore, secondo piano. Presso? Il nome? Edwina Esket. Io? Pratica? No, nessuna. Assegnata alle praticanti. Aspetti lì, prego. Appresso? Il nome? Tarabai. Pratica? Sì. Va bene, portatelo via. Grazie, capitano. Cosa ci fa qui? È una volontaria. Perché fa proprio quel lavoro? Non sa fare altro. Lady Esket è una donna molto intelligente. Certo, non è stupida. Varrebbe la pena di insegnarle qualche cosa. La ritengo adatta per fare l'infermiera. Sì, signore. It is heavy. Get your tray and we'll make the rounds. Doesn't really help much, except that it gives them courage. You see, they know I'm of high caste. For centuries, they've been made to step aside so their shadows won't fall on us and pollute us. You so as if they trusted you. They have no one else to trust.
Lei ha fatto una cosa meravigliosa venire qui. E non è facile, specie se non si è mai fatto prima. È strano come ci si abitua a tutto. Non mi viene più neppure la nausea che prima mi prendeva 20 volte al giorno. Eppure è restata. Sì, sono restata. Perché? Ricordi che in pericolo continuo usi molto disinfettante. Non deve accaderle niente. Lei mi è preziosa. Ehi, Duia, c'è una richiesta dall'ospedale per dei lenzuoli, 250 paia. Subito, questo ti autorizzerà a ritirarli dalla fabbrica di Recipur. Se però muscerai il direttore Strilla, portalo qui. Sì, Saib. Io lo presenterò ai miei tigrotti che gli graffino il naso. Sì, Saib. Fate largo! Fate largo! Ecco il cognac, Saib. Il cognac? No, no, portalo subito all'ospedale. Tutto quanto? Sì, tutto quanto. Sì, sai. Fate largo! Non mi sono mica convertito. Quando è finita mi piglio la più grande e lunga e più bella sbornia della storia di Recipur. Prendi la nota. Sì, signor Ransom. Non ancora. Lieta di vederla, generale. Il maltempo ha ritardato il mio volo di ritorno. Altezza, il viceré mi incarica di esprimerle tutto il suo cordoglio, non solo a nome del governo inglese, ma anche della sua vecchia amicizia. Posso associarmi a lui? Sono molto grata al viceré, ma più che di buone parole, io ho bisogno di aiuto. Sua Eccellenza vuol confermarle a mio mezzo che la Gran Bretagna ha deciso di inviare immediati soccorsi. Grazie, generale. So di poter contare sul viceré e su di lei. Ripartirò domani per riferire personalmente a Sua Eccellenza. E a proposito, ho posto per un passeggero, se vorrà designarlo. Sì, credo ci sia qualcuno. Ransom, vorrei parlarle subito. Sì, Altezza. Grazie, generale. L'avviserò. Grazie. Che fa Lady Esket all'ospedale? Tutti i lavori più umili e pesanti. Mi rendo conto in quali mani è caduta, ma perché mai sta lì? Perché vuol rendersi utile. Ma non è questa la vera ragione? No. Gli inglesi sono gente strana, io li ammiro, però non pretendo di capirli. Gli inglesi sono dei sentimentali e si vergognano di esserlo. Avevamo dei progetti sul maggiore Sakti, lui lo disse. Io non vivrò a lungo, non ho figli, per quanto li abbia desiderati.
Prima di morire lo designò suo successore per nascita, cultura, preparazione. Per le sue qualità fu prescelto per la responsabilità di governare Rencipur. Ne era al corrente? No. Qualsiasi influenza straniera dovrà cessare e la sua vita sarà sacra alla patria. Crede che soffrirà molto a lasciare Lady Esket? Per un po', sì. Ma è giovane, la dimenticherà, ne sono certo. Io voglio essere giusta. La schiaccerei senza pietà, poiché io sono cresciuta sui monti dove la carità è segno di debolezza. Ma ho imparato tolleranza e umanità da mio marito. Voglio agire come avrebbe agito lui. È una donna perversa, è vero? Non è tanto cattiva quanto infelice. Molti anni fa Edwina prese una strada e sia fierezza o testardaggine non si è più voltata. In certo modo è come Vostra Altezza. Che cosa intende dire? Beh, che è sincera, ingente e non può sopportare nessun'altra donna che non abbia almeno 70 anni. Ma delle due la più giovane è Vostra Altezza. La razza di Edwina sta per scomparire. Questo la rende anche più pericolosa. Le dica di prendere l'aereo domani. Quanto tempo è che non dorme? Oh, forse un paio di notti. Non le ho contate. Dopo aver visto Lady Esket, vada a letto. Mi è stato di grande aiuto, le assicuro. Avanti. Ah, sei tu, Tom? Sono io. E ti sei mai fatto i ricci senza usare il ferro? No. L'alcol è troppo necessario ai malati. Dobbiamo passare le sbornie in seconda linea. Siedi sul letto di Sataya. È una mia compagna, una ballerina. Si dicono cose terribili su di te. Sei diventato un cittadino modello. Non è colpa mia. Tutto un complotto. Perché così triste? Perché così allegra? Oh, mi risento giovane, ecco perché. Sì, mi sento proprio come il giorno del mio primo ballo. A 12 anni. Lo ricordo. Avevo un vestito rosa. Un vero orrore, ma come ne ero fiera. A quel bestione di Joy Chamberlain, è quello che ora è ministro. Me lo sporcò di cioccolato. Gli avrei cavato gli occhi se non ci fossero state le autorità. Edwina, anch'io dovrò sporcarti il vestito nuovo. Cosa vuoi dire? La Maharani t'ordina di partire domani. No, io non parto. Pensaci, è un ordine. No, Tom. Ho riflettuto, ma questa volta ho ragione. Ho proprio ragione. Credimi, Tom. Amo per la prima volta in vita mia. Completamente, onestamente. Ti credo, Edwina. E dirai alla Maharani che non parto. Ti potrebbe fare uccidere. E lo può, sai. Lo rischio. Vuoi rischiare di perderlo? No, non lo perderò. Lui mi ama, lo so. Per questo devi partire. Guardiamo un po' la realtà in faccia. La Maharani metterà Rama al bivio. O la donna o il trono. Tutte e due no. Mi chiedi di rinunziare all'unica occasione che abbia mai avuto di essere felice. Non farmi piangere. Odio le scene. Ah, già le sei. Sono di guardia. Bravo, Tom. Hai fatto il tuo dovere come un buon soldato.
Buongiorno. Non ho chiuso occhio. Dovevo parlarle. Senta. Ah, è un buon segno. Vuol dire che la vita ricomincia. Vuol dire che vinceremo. Ieri notte, per la prima volta, ci fu un minor numero di casi. Ma lei è stanca? No, davvero. Questa è l'unica occasione che abbiamo per parlarci. Non è vero che non ho chiuso occhio questa notte. Ho messo la sveglia. Male. Lei già dorme poco. Vi sono tante specie di riposo. Questo vale più del sonno. Tom mi ha detto che lei oggi parte. Sì. È un ordine. Forse è meglio così. Io mi torturo ogni momento perché lei qui è in pericolo. E niente deve accaderle ora. Rama. Cosa c'è? Nulla. Niente mi rende felice come queste sue parole. Non lo avrei creduto quando la vidi per la prima volta. Sembra tanto lontano. Che lei avrebbe detto una tal cosa a me? Non l'avrei detto allora. Non alla donna che conobbi allora. Ma ora credo sia un'altra donna. Oh, la prego, non pensi che io sia solo un mistico, un indiano. Ma io non so associarla più all'altra. A quella donna che incontrai al palazzo, così affascinante, così sicura di quello che voleva. Oh sì, sì, mi resi conto di quello che voleva. E fui tentato. Perciò mi fermai a prendere un tè tiepido che detesto. E lei si sforzava di farmi credere che era rispettabile ed ingenua. No, no, aspetti. Non credo molto alla rispettabilità. Rispetto molto più la verità. Forse per questo esitai allora e dopo, quando finsi di non trovarla interessante. Qualcosa mi trattenne. Devo aver visto l'altra donna in lei. Quella che venne a fare i lavori più ingrati e più umili, combattendo nausea, stanchezza, paura. La vera donna. Vede, sarebbe stato un accettare moneta falsa invece di aspettare pazientemente quella buona. Ho voluto che lei sapesse quello che io sentivo. Perché io la stimo tanto che posso rischiare anche di sembrarle sciocco. E forse in cuor suo ride di me. No, no. Bene. Ora conosci il mio segreto. Lasceremo che la Maharani ti mandi via. Poi, quando il peggio sarà passato, dovunque tu sia, ti raggiungerò. Lasceresti Rangipur? Sì. Sì, andremo in un'altra città dove io lavorerò. A Calcutta, Madras o nella Malesia, dove potremo vivere la nostra vita. Lasceresti tutto, sapendo quello che è il tuo avvenire. E questo lo faresti per me? No. Stringimi un attimo fra le tue braccia. Edwina. Edwina, tu non stai bene. Tu hai la febbre. No. No. Io... sono solo stanca.
prenda il suo posto. Come sta? Rame è con lei ora. Mi ha mandato a chiamare. Sì, lo so. Voglio farle un'altra iniezione fra mezz'ora. Sì, ma giura. Miss Simon può entrare adesso. Non so cosa fare, Tom. Non so cosa fare. Non vuol lottare. Non vuol vivere. Non so più che fare. Coraggio. Dovrei essere un medico. Dovrei aiutare l'umanità a lottare per vivere. E voglio che lei viva anche se io dovessi morire. Mi sono sforzato a dirle di lottare, ma invano. Non ho potuto parlare. Sono un uomo finito. Stai con me, Tom. Rama, non va bene. Devi avere coraggio. È inutile. Non posso. Noi siamo diversi nel fondo dell'anima. Io sono un indiano. Non posso essere calmo e indifferente. Vorrei strapparmi gli abiti e lamentarmi. Come Benji. Tu non sei Benji. Sei un uomo. Sei un medico. Oh, no, no, ho fallito. Non posso salvarlo. Rama. 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 Ascoltami. Se perdi la via ora non la ritroverai più. Pensa alla Maharani, al tuo dovere. Al Malajà e ai suoi piani su di te. Pensa al popolo che ti adora e ti rispetta. Sei il suo simbolo. Qualcosa di onesto e di coraggioso. Nato nelle tenebre della vecchia India. Tu sei l'India, la nuova India. Non tradire tutti noi che abbiamo fede in te. Mi spiace, Tom. Sto bene ora. Non accadrà più. Grazie. Ma non posso prenderli. Non fare la sciocca. Se tu e Tom avrete figli, il primo sarà conte di Nolam. Si sposerà e sua moglie li metterà nei pranzi noiosi e dirà che le furono lasciati da una svergognata Lady Escott, morta a Ranchipur nel grande disastro del 1938. Siamo così snob in Inghilterra. Ci piacciono simili storie. Suppongo che ci si penta così e si ritrovi la fede, donando i propri beni terreni. Comunque, questo ci solleva. Ciao, Tom. Tu sei triste, io no. Rama dice che se tu volessi. Perché dovrei volere? È cambiato qualcosa dall'ultima volta che ci parlammo? Permetti, mia cara.
Hai l'anello per Fern. Le piacciono gli zaffiri. Però la devi sposare. Mi hai detto che faresti tutto per me. Che vuoi che se ne faccia di me? Presuntuosa. È pazza di te. Ti crede un dio. Non l'hai sempre voluto. Siamo stati sfortunati tu ed io. Ma finalmente hai vinto. Fallo entrare. Appena starai bene, ce ne andremo via di qui. Certo. Ho pensato a tutto. Non rimpiangeremo niente. Perché non ci sarà nessun altro al mondo che noi due. Saremo l'uno dell'altra. Sì. Io e te. Nel Kashmir. Lungo il Gange, fino al Bengala. E poi forse in un battello da Calcutta, attraverso le isole dell'Est. Le isole delle droghe, le isole del corallo e tutti quei luoghi dai nomi che suonano di magia. Io e te soli. E nient'altro avrà importanza. Vero, Edwina? Edwina. 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 Volta abbiamo costruito per i secoli, per te e per i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. L'ora è giunta, Rama, il tuo popolo aspetta. Che c'è, Rama, che ascolti? Nulla, Altezza. Solo una canzone. Ti aspettano, Rama.